Infatti, mio signore, io non vi ho mai negato i prigionieri, ma ricordo che spenta la battaglia, mentre bruciavo ancora dalla rabbia e senza fiato per il grande sforzo, me ne stavo appoggiato alla mia spada. Mi si presenta un tizio, un signorino, fresco, azzimato, tutto lindo e in gingheri, come se dovesse andare a nozze, il colpizzo ben curato e tutto profumato, e reggeva tra il pollice e l'indice una tabacchiera. E di tanto in tanto prendeva una presa, la accostava al naso, finché questo sollecitato finiva per farlo starnutire. E continuava a sorridere e a cianciare, e come i soldati gli passavano accanto portando via i morti, lui li chiamava screanzati furfanti, perché osavano interporre quel fetore tra il vento e la sua nobile persona. E usando parole affettate di gentildonna, mi interrogava di questo e di quello, chiedendomi i prigionieri come inviato di vostra maestà. Dolorante come ero in tutto il corpo per il raffreddarsi delle ferite e infastidito alla vista di quel damerino, gli devo aver risposto che i prigionieri forse li avrebbe avuti o forse no, perché mi ero imbestialito. Nel vederlo così tutto azzimato e profumato, sembrava una dama di corte e parlavo di fucili, di tamburi, di ferite. Dio ce ne scampi. E mi diceva che lo spermaceto di balena era il rimedio universale per tutte le ferite. E che era un vero peccato che gli uomini scavassero nel ventre della terra quel sannitro, responsabili di aver ucciso così vigliaccamente tanti uomini valorosi. E che se non ci fossero state queste armi da fuoco, probabilmente lui sarebbe stato un soldato. E sentendo tutte queste sue chiacchiere, devo aver risposto in maniera disattenta. Vorrei quindi che quello che ha riferito non si trasformi in accusa e che venga meno il mio affetto per vostra maestà. Eppure, egli insiste nel negarmi i prigionieri se in contropartita non provvediamo a riscattare subito a nostre spese suo cognato Mortimer, quel dissennato che per l'anima mia ha tradito deliberatamente le vite di coloro che egli stesso aveva tratto contro il grande mago, quel dannato Glendower, la cui figlia, a quanto mi si dice, il conte March avrebbe tratto in moglie. Dovremmo prosciugare le nostre casse per far tornare a casa un traditore? Pagare il tradimento e proteggere in favore di simili codardi, i quali, dopo aver perduto in guerra, sono venuti a patti col nemico? No, che muoia di fame sulle montagne del Galles. Perché non potremmo più chiamarlo amico, né lui né chi ci chiede un sol penny per il riscatto del rinnegato Mortimer. Rinnegato Mortimer? Egli non venne mai meno alla sua fede, se non per le sorti della guerra. Basti a testimoniarlo un sol linguaggio. E quello delle molteplici ferite che ha ricevuto combattendo sulle sponde del Severn per più di un'ora, ha ingaggiato battaglia confrontandosi faccia a faccia con il grande Glendower. Tu stai mentendo, Percy. Lui non si è mai scontrato con Glendower. Te lo dico io. Preferirebbe piuttosto trovarsi faccia a faccia col demonio che battersi con Glendower. È da biasimare. Comunque, non voglio più sentirti parlare di Mortimer. E mandami col mezzo più spedito i prigionieri che tieni con te, se non vuoi andare incontro a spiacevoli conseguenze. Northumberland, tu e tuo figlio siete liberi di andare. Mandami quei prigionieri, altrimenti sarà peggio per te. Non glieli mando neanche se venisse il diavolo in persona. Glielo devo dire, devo sfogarmi, a costo di rimetterci la testa. Cos'è? La collera ti rende ubriaco? Ecco tuo zio. Non parlare più di Mortimer. Staremo a vedere se ne parlerò. Che io sia dannato se non mi unisco a lui e alla sua causa. Per essa potrei svenarmi, versare il mio prezioso sangue goccia dopo goccia. Innalzerò il calpestato Mortimer tanto quanto questo ingrato re, questo odioso Bolingbroke. Vedi, fratello, il re ha mandato in bestia tuo nipote. Chi è stato ad attizzare il fuoco? Pretende di avere tutti i prigionieri. Ma quando gli ho chiesto di riscattare dalla prigionia, mio cognato è sbiancato in volto e ha sgranato gli occhi, tremando a sentire il nome di Mortimer. Quindi Re Riccardo avrebbe designato mio cognato Mortimer erede al trono. Esatto, l'ho sentito io stesso. Ora capisco perché vuole Mortimer che muoia nelle montagne del Galles. Ma siete stati voi a imporre la corona su questo ingrato re. Si dirà dunque a vostro vituperio che uomini di rango e di nobiltà hanno partecipato ad un'impresa ingiusta, a
abbattendo Riccardo quella dolcissima rosa in cambio di quello sterpo spinoso di Bolingbroke. Avete comunque ancora tempo per riscattarvi e per riconquistare quegli onori da cui foste banditi. Vendicatevi dunque di questo borioso re, il quale studia notte e giorno la maniera di come saldare i debiti con voi, perciò io vi dico, ora basta, non dire altro. Come al solito si lascia trasportare dalla fantasia e perde il contatto con la realtà. Caro nipote, puoi ascoltarmi un momento? Vi chiedo scusa, perdonatemi. Quei nobili scozzesi, tuoi prigionieri, me li tengo tutti per Dio, tutti quanti. Prendi subito fuoco e non stai a sentire quello che voglio dirti. Quei prigionieri, puoi tenerli? Certo che me li tengo. Non vuol pagare il riscatto e mi ha proibito di parlare di Mortimer. Ma lo sorprenderò nel sonno e gli griderò nell'orecchio. Mortimer! Ammaestro un merlo a dire la parola. Mortimer! E glielo mando in dono. Staremo a vedere. Ascolta. Da questo momento in poi mi impegno a punzecchiare questo Bolingbroke. E quanto a quello spaccone del principe di Galles, se non sapessi che anche il padre stesso non lo ama, gli avrei messo del veleno nella birra. Addio, nipote. Ne riparleremo quando sarai più disposto ad ascoltarmi. Che ti prende che salti come punto da una vespa? Sembri una donnetta che presta solo orecchio alla sua lingua. Mi sento come se fossi frustato da mille verghe, punto dalle ortiche, divorato dalle formiche quando sento il nome Bolingbroke. Al tempo di Riccardo, come si chiama quel posto? Lì, nella contea di Gloucester, dove c'era quella testamatta di suo zio di York. Dove mi inginocchiai per la prima volta a questo re, a questo Bolingbroke? Quando tornaste insieme da Ravensburg, castello di Berkeley. Esatto. Qual fiumi di parole, latte e miele, quel cane strisciante mi profferì. La fortuna ti arriderà. Gentile Harry Percy, caro cugino. Che il diavolo si li porti cugini come lui. Che Dio mi perdoni. Ora tocca a te, zio. Io ho finito. Continua pure se hai qualcosa da aggiungere. Aspetteremo che tu abbia finito. Te l'ho detto, ho finito. Allora parliamo di quei nobili scozzesi prigionieri. Lasciali liberi senza riscatto e usa il figlio di Douglas affinché assoldi truppe per la Scozia. E vedrai che tutto ciò per una serie di ragioni si realizzerà. Tu intanto, mentre tuo figlio è impegnato in Scozia, cercherai di entrare nelle grazie del nostro amato arcivescovo. L'arcivescovo di York, appunto. Egli non ha gradito la morte a Bristol di suo fratello Lord Screw. Questa non è una congettura né una mia presunzione, ma è una cosa ben maturata, ben concertata e stabilita. E non si aspetta che per tirarla fuori che giunga l'occasione favorevole. Il mio istinto mi dice che andrà bene. È un piano che non può fallire. Le forze di Scozia e di York unite a Mortimer. Infatti, direi che è un piano perfetto. Però bisogna agire rapidamente, perché finora il re si sente in debito con noi e pensa che non ci riterremo soddisfatti finché non riuscirà a disobbligarsi. Nessuna iniziativa aspetta le mie istruzioni. Addio, fratello, confido in una riuscita. Arrivederci, zio. Che siano brevi queste ore, che ci separano dai campi di battaglia dove trionferemo. Per parte mia sarebbe lieto di partecipare, non fosse altro per l'affetto che nutro verso la vostra famiglia. Sarebbe lieto. E perché non lo è? L'impresa che avete in mente è molto rischiosa. Bella scoperta. Il rischio è ovunque. Un raffreddore, dormire, bere. Lascia che ti dica che da questo rischio noi coglieremo il fiore della salvezza. L'impresa che avete in mente è molto rischiosa. I nomi degli alleati malsicuri. Il momento non è adatto e siete troppo fragili per scontrarvi con un avversario così potente. Ah, dici così? E io invece ti dico, vigliacco, che sbagli. Uomo senza cervello. Per Dio non ci fu mai complotto perfettamente ordito come il nostro. Alleati fedeli e un eccellente piano operativo. Un piano eccellente e amici fidati. E questa carogna sostiene il contrario. Eppure questo progetto è stato approvato dall'arcivescovo di York. Se avessi fra le mani questo tanghero, gli spaccherei la testa.
Dovremmo convenire in armi il giorno 9 del prossimo mese e alcuni di loro saranno già in marcia. E questa carogna, quest'infedele, Ah. sta a vedere che per paura questa canaglia svela al re i nostri piani. Che si impicchi, lo dica al re. Noi siamo preparati. Io parto stanotte. Ascolta, Kate. Dovunque io vada, verrai anche tu. Oggi parto io, domani tu. Di quanti uomini è composta l'armata del re? 30.000. Facciamo pure 40.000. Anche senza mio padre e Glendower, i nostri sono più che sufficienti per questa giornata. Andiamo, il giorno del giudizio si avvicina. Se dobbiamo morire, moriremo allegramente. Ecco quello che faremo, Sir Walter. Ci raduneremo per consultarci. Nel frattempo, voi tornerete dal re e gli direte che domattina verrà mio zio con le nostre proposte. Bene, addio dunque. Spero che decidiate di accettare l'offerta del re. Forse l'accetteremo. Prego Iddio che sia così. Fatti vedere. Se non sbaglio, sei Harry Monmouth. Ebbene sì, Harry Monmouth sono io. Io sono Harry Percy. Allora sei tu. Ho di fronte un ribelle di grande valore. Io sono il principe di Galles. E non pensare, Harry, che potrai spartire con me la tua gloria. Due stelle non possono stare nella stessa orbita. L'Inghilterra non può avere un regno per Harry Percy e uno per il principe di Galles. E così non sarà. È giunta l'ora di stabilire chi di noi due vedrà la fine. Ora vedremo a chi toccherà. Quando avrò finito con te, raccoglierò tutti gli onori che ornano il tuo cimiero e ne farò una splendida ghirlanda. Basta con le tue smargiassate. Difenditi! Hai rubato la mia giovinezza. Non è tanto doloroso perdere la vita quanto perdere titoli di gloria. Il pensiero di questa perdita mi ferisce più della ferita nella sua spada. Ma il pensiero schiavo della vita e la vita è gioco del tempo. È il tempo che abbraccia tutto il mondo. Oh. Potrei predire, ma la terrena e fredda mano della morte giace sulla mia lingua. No, Percy, tu sei già polvere e cibo per... Cibo per vermi, prode Percy.